Buonasera a tutti, siamo a San Rocco per il terzo ed ultimo incontro del ciclo Noi lo straniero. Siamo con Olimpia Gobbi a parlare questa volta non di immigrazione nel nostro territorio, ma al contrario di emigrazioni. Olimpia è un personaggio molto noto nel nostro territorio, è una storica che ha prodotto diversi studi, ha studiato a fondo questo fenomeno, oltre ad essere stata insegnante, politica e animatrice di numerose attività culturali sul territorio e non solo. E quindi vorrei fare alcune domande per introdurre, diciamo, il tema, poi trovate il video integrale sempre sul canale del Centro Culturale San Rocco. Olimpia, quando sono iniziate le migrazioni, le forti migrazioni dal nostro territorio verso altri paesi? Sì, le Marche si inseriscono nel flusso migratorio italiano extraoceanico, soprattutto con un certo ritardo. Iniziano sostanzialmente nell'ultimo decennio dell'Ottocento, quasi con un ventennio di ritardo rispetto ad altre regioni che hanno svolto invece un ruolo pionieristico. Ma quando entrano, ci entrano in maniera molto intensa. Tanto è vero che nel giro di un ventennio emigra una quantità notevolissima di marchigiani e gli storici proprio per questo hanno parlato di esodo. A che è dovuto questo ritardo? Perché è interessante chiedersi, no, come mai questo ritardo? Appunto, questa è una delle questioni su cui ci si sta interrogando e probabilmente è il sistema mezzadrile che, pur nelle sue arretratezze, ha garantito tutta una serie di, come dire, di solidarietà, di possibilità di persistenza. Quindi il sistema economico era un sistema economico non collegato ai grandi flussi di trasformazione, soprattutto industriale, che già coinvolgevano una parte dell'Italia in questo periodo, poteva essere considerato un sistema economico arretrato, però proprio per questo ha mantenuto più a lungo i livelli minimi di vita. Tale per cui appunto l'emigrazione è iniziata più tardi. Però poi alla fine l'emigrazione è iniziata e quali sono stati i paesi di destinazione I principale? paesi di destinazione sono stati prevalentemente quelli dell'America Latina e gli storici anche in questo caso parlano di una specificità marchigiana, tanto che si è detto che la nostra è stata quasi un'emigrazione monodirezionale. Quindi flussi forti verso quelle aree, in primis l'Argentina e poi successivamente il Brasile e poi solo più tardi gli Stati Uniti e chiaramente bloccatosi la prima ondata di emigrazione che coincide con la prima guerra mondiale, quando riprende il secondo flusso e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, le aree si ampliano e diventano paesi attrattivi anche gli altri paesi europei. Bene. E come partivano i marchigiani a quel tempo? Partivano gli uomini, poi seguivano le famiglie, o erano famiglie intere che si trasferivano? È una modalità molto articolata, chiaramente noi tendiamo a ad avere anche rispetto a queste forme, come dire, idee abbastanza rigide, no? Ma la realtà è molto più fluida, molto più dinamica di quanto si possa predeterminare. In realtà partivano tutti i ceti sociali, quindi non si partiva solo per necessità, si partiva anche per scelta. Ad emigrare quindi non sono stati soltanto i contadini, i braccianti e gli artigiani impoveriti, ma sono stati anche i ceti, potremmo dire oggi elitari, quindi professionisti, artisti, tecnici, medici, impiegati, maestri, che magari andavano a cercare altrove condizioni di vita migliore. Avevano già condizioni accettabili qui. Non partivano solo gli uomini, partivano anche le donne e la percentuale dell'emigrazione femminile è notevole perché siamo intorno al 15-20% della totalità degli emigrati, ma in alcune aree abbiamo percentuali femminili addirittura superiori al 40-50%. Si partiva da soli. Si partiva insieme alla famiglia, si partiva per gruppi, erano molto importanti le catene amicali e parentali.
quindi pionieri che già avevano esplorato un determinato flusso, che richiamavano parenti, amici e via dicendo. La modalità di emigrazione si differenzia anche in rapporto appunto al ceto e all'obiettivo per cui si emigrava. Per esempio le famiglie contadine, che comunque costituiscono la stragrande maggioranza di chi emigra, anche perché la nostra era un'economia ancora contadina a mezzadrile, le famiglie contadine aspirano a ripetere laddove vanno la stessa esperienza del luogo da cui partono. Quindi il loro sogno è avere della terra, rimettere in piedi un podere, riorganizzare un'agricoltura com'è quella che hanno lasciato qui, ed è evidente che in questo caso allora è molto indispensabile avere la forza lavoro, perciò le famiglie contadine emigravano diciamo per gruppi all'interno dei quali ci fosse forza lavoro maschile ma anche presenze femminili, mentre invece i ceti artigiani, che avevano altre prospettive, emigravano in altra maniera, molto meno agganciati ai legami familiari. Bene, poi nel video integrale trovate tutti i dettagli, ma già vedete che è un'analisi interessante, e soprattutto che può sfatare dei miti o dei luoghi comuni che abbiamo su questo fenomeno. Buon ascolto.